Allora, ciao a tutti, sono Marco Vigilini. In questo video vedremo come si muovono i primi passi in Minecraft. Questo video risponde alla domanda: io non so cos'è Minecraft, voglio poterlo utilizzare in classe, ma non so come è fatto, come ci si muove, eccetera, eccetera. Allora, sicuramente dovete aver visto il video che vi permette di installare il software Minecraft Education Edition. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Accedete con il vostro account, cliccate su Gioca. La prima volta questi mondi non saranno disponibili, saranno tutti vuoti. Potete crearne sicuramente uno nuovo. Crea nuovo. Se scegliete il primo modello, Tutorial Volume 2, cliccate questo mondo, cliccate su Gioca. Questo mondo praticamente vi permetterà di prendere confidenza con lo strumento Minecraft. Non ha nulla di educativo, di didattico questo mondo, se non quello di permettervi di prendere confidenza con lo strumento. Allora, davanti a noi vediamo un tour guide, un personaggio, un cartello che ci dice: benvenuti in Minecraft Education Edition. Questo tutorial vi insegnerà a muovervi, a craftare, a creare degli oggetti, delle interazioni di base con il mondo Minecraft. Iniziate premendo la lettera W per muovervi avanti. Io sto premendo la lettera W e mi sto muovendo in avanti. Innanzitutto, immaginiamo di non conoscere l'inglese, quindi questo modello, insomma, ci potrebbe mettere un po' in difficoltà all'inizio. Io premo il tasto ESC, salvo ed esco. Vi ricordo che sul sito education.minecraft.net sono state caricate alcune lezioni. Una delle lezioni che io ho caricato è la traduzione del mondo in inglese nella nostra lingua italiana. Quindi, se io faccio una ricerca, mondo tutorial, clicco invio, la pagina ci presenta il mondo tutorial che io ho caricato. Questo sono io, ci sono alcune indicazioni sul tipo di attività. Questo file che vedete ci permette di scaricare il mondo tutorial, io l'ho fatto in precedenza, è in questa posizione, clicco la cartella, questo è il file, lo ho estratto e ho un mondo Minecraft MC World pronto per essere caricato. Come faccio a caricarlo? Ci sono due modi, uno è cliccando su questo pulsante, selezioniamo il mondo, quindi un'importazione, sapendo dove è posizionato il file da importare, oppure un semplice doppio clic ci permette di importare e caricare subito questo mondo. Come vedete è lo stesso, a meno del personaggio che penso di aver cancellato pochi minuti fa, e c'è ovviamente tutte le istruzioni in italiano. Allora, prima cosa, il nostro mouse muove la testa, cioè dove noi stiamo guardando. Davanti a voi avete una croce direzionale, quella è l'indicazione di dove noi staremmo dirigendosi oppure dove noi andremo ad interagire. Come ci si muove avanti? Tasto W e camminiamo. Se dobbiamo andare indietro, premo il tasto S, premo A per muovermi a sinistra, e D per muovermi a destra. Adesso W, A, W, D, W. Se io premessi soltanto la lettera W e muovessi opportunamente il mouse, io riuscirei a muovermi evitando gli ostacoli. Ok? Perché potrei anche tornare indietro facilmente ruotando il mouse. Quindi, tenendo premuto il tasto W e utilizzando opportunamente la croce direzionale,
io sono completamente autonomo e libero di muovermi senza dover cambiare e cercare gli altri tasti, S per andare indietro, D per andare a destra ed A per andare a sinistra. Quindi, davanti a noi abbiamo adesso queste scale. In Minecraft ogni blocco è costituito, diciamo, è l'unità di misura del mondo Minecraft, un blocco. Queste scale, ok, sono alte un blocco. Essendo divise a metà, noi riusciamo con il tasto W a salirle facilmente, no? Siamo saliti sopra, scendiamo e saliamo. Davanti a noi invece adesso abbiamo un blocco alto una unità. Davanti a noi leggiamo inoltre, premi la barra spaziatrice per saltare, la premo e salto in alto. Per saltare oltre l'ostacolo devo premere W e premere la barra in avanti, quindi io salto in lunghezza. Riesci ad oltrepassare questo labirinto? Prova ad utilizzare i tasti W, A, S e D per trovare la strada verso l'uscita. Premo D, W, premo la lettera A. Necessiti di andare indietro, ti ricordo, puoi utilizzare il tasto S. A, W. Ok, ovviamente la stessa cosa l'avrei potuta, lo stesso percorso avrei potuto percorrerlo tenendo premuto il tasto W e utilizzando il mouse. Ok? Allora, l'interazione con gli oggetti, leve, pulsanti, bauli o personaggi avviene con il tasto destro del mouse. Allora, usa il mouse per guardarti intorno. Eccomi, mi sto guardando intorno. Tasto destro sulla leva. Sopra la porta per aprirla e procedere oltre. Allora, sto cliccando con il tasto destro, ma non succede niente perché in effetti mi viene detto tasto destro sulla leva e la leva si apre. Quindi l'importante è veramente capire dove sta puntando la nostra croce direzionale, perché soltanto in quel caso. Ok, soltanto in quel caso io riuscirei ad azionare la leva, ad diciamo interagire con ciò che è stato creato in questo mondo. Nuovo ostacolo davanti, W spazio e salto. Allora, intanto cambio la modalità di gioco perché me l'ero cambiata in precedenza. Ok, i blocchi si distruggono tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Tenendo premuto. Solitamente alcuni insegnanti cliccano con il tasto sinistro del mouse una volta e dice non succede niente, bisogna tenerlo premuto. Ok? Fino a che il blocco non si rompe. In Minecraft i blocchi sono di diversa diciamo, tipologia. Questo è un blocco di terra, questo è un blocco un po' più duro, vedete che si rompe con più difficoltà. Perché è un blocco di pietra. Tasto sinistro premuto per avanzare oltre questo muro di terra. Allora, fatemi fare una cosa che non vi ho fatto notare. Allora, immaginiamo di dover scavare questo percorso e guardate in basso il mio inventario. Ok, io non ho nessun blocco nel mio inventario, sto utilizzando la rotella del mouse, ok, altrimenti posso utilizzare i tasti numerici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non ho alcun blocco nel mio inventario. Non appena mi avvicino a questi, vengono presi e sommati a quelli che avevo in precedenza. 6, 7 e 8. Continuo a seguire il percorso rosso. Nuotare in Minecraft è come camminare. Usa la combinazione WASD ed il mouse. La barra spaziatrice ti permette di risalire in superficie. Cosa succede? Io sto andando sott'acqua. Ok, se vedete in basso ci sono delle bolle d'aria che indicano il fatto che io non sto respirando perché sto sott'acqua. Premendo lo spazio io nuoto, rimango in superficie. Tenendo la barra spaziatrice premuta e il tasto W, io riesco a nuotare, scusatemi, sulla superficie dell'acqua. W spazio, guida.
dovresti avere nel tuo inventario 6 o più blocchi di terra. I 9 rettangoli in basso nel tuo schermo sono il tuo inventario corrente. Usa la rotellina del mouse per selezionare i blocchi e prova con il tasto destro a posizionarli per scalare il muro. Allora, muoviamo la rotellina del mouse e vedete che adesso in posizione 2 non ho nessun blocco nella mia mano. Mettendomi sulla posizione 1 ho il blocco della terra. È giunto il momento di utilizzare i blocchi di terra presenti nel tuo inventario. Tasto destro per posizionarli e scalare questo muro. Allora, il nostro personaggio Minecraft può saltare soltanto blocchi alti 1. Blocchi alti 2 non riesce a saltarli, questo è addirittura alto 3. Allora dobbiamo un po' ingegnarci. Tanto recuperiamo questi blocchi. Possiamo costruire noi una scala in questo modo, per esempio, no? Giusto? Quindi io salto su questo primo blocco, poi salto su questo secondo e infine raggiungo la cima di questo piano, ok? Un altro modo tipico che utilizzano i ragazzi è quello di posizionare i blocchi sotto di loro. Innanzitutto, io adesso sto occupando esattamente questo blocco. Qui posso mettere il blocco. Qui posso mettere il blocco, ma in questo blocco che diciamo ci sono io fisicamente, non riesco, tasto destro, a mettere niente. Ok? Quindi, quando capita questa situazione, o indietreggiamo, ci allontaniamo e il blocco può essere messo, e sfruttando questa caratteristica io posso saltare e mettere un blocco. Scusate, qui c'è un blocco, ci sono i poster che mi danno noia. Salto e metto un blocco sotto di me. Ho saltato, ne ho messo un altro sotto di me, ok? E adesso riesco a saltare e arrivare a questa piattaforma. Quindi il trucco è mettere dei blocchi sotto di sé, scusate, per andare in altezza senza necessità di creare le scale. Allora, ti premo W per salire sulla scala ed arrivare alla zona numero 2 del tutorial. Allora, la scala non è impegnativa. Il concetto è che bisogna evitare, se io tengo la W premuto, ok, salgo, ok, e lascio. Il concetto, quando ci sono scale molto alte, è guardare in alto nella direzione della scala e mantenere allineata la nostra visuale. In questo modo, tenendo il tasto W, si riesce a salire e a superare la scala con facilità. Fine della zona numero 1. Inizio della zona numero 2, dove dobbiamo costruire. Io direi di fermarci a questo punto del video, così una volta prossima proseguiremo dalla zona numero 2, dove dovremo costruire qualche oggetto. Condividete questo video tra i vostri colleghi, iscrivetevi e consigliate ai vostri colleghi di iscriversi al canale YouTube. Ciao ed al prossimo video.